Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di questa piccola analisi, recensione, insomma, come al solito, chiamatela come volete, di The Bad Batch, della nuova puntata uscita oggi su Disney Plus in esclusiva, logicamente come tutti i prodotti Lucasfilm, la settima puntata di questa stagione, per cui siamo quasi al giro di boa, non so se lo sapete, ma sono 16 puntate, per cui la settimana prossima saremo esattamente a metà. 42. E stando alle parole dello sceneggiatore della serie, ha detto: attenzione, perché a metà le cose si cominciano a fare interessanti. Ed effettivamente è così. Mi sono segnato un sacco di cose da raccontarvi, da dirvi. Lascio un po' perdere la memoria perché è un delirio, per cui proprio spudoratamente manco il gobbo. Come al solito le leggo e ve le racconto. Allora, ma prima facciamo una piccola recensione. Già la settimana scorsa, non sbloccandosi dallo schema verticale, mi aveva convinto tantissimo. Dopo un po' lo sminchiamento del quinto episodio, ancora una volta uguale, senza tanta ciccia, la settimana scorsa si è smosso qualcosa, soprattutto anche a livello narrativo, a livello di sceneggiatura, a livello di dialoghi, a livello di ritmo. Soprattutto mi aveva convinto parecchio, non si spostava tantissimo dalla sua linearità verticale, mentre questa volta procediamo con un qualcosa di molto importante che stiamo vivendo fin dalla prima puntata, per cui si sblocca mantenendo comunque il suo schema verticale, per cui in questo senso qua io credo che sia il top, cioè fare puntate che abbiano un qualcosa da raccontare, che abbia un inizio e una fine di puntata in puntata, ma allo stesso tempo portare avanti la sottotrama importante. A questo punto le sottotrame sono diverse, non sono fondamentali, non è ancora ben chiaro cosa vogliono fare come The Bad Batch, come gruppo di cloni modificati, come gruppo di Regas, di amici, di combattenti, quello che volete, però intanto è chiaro dove vogliono arrivare, almeno con loro, cioè hanno un obiettivo, devono scappare da questo impero, e in questo frangente sono successe già diverse cose. In questa puntata approfondiamo una di queste cose molto interessanti. È un po' difficile non spoilerare, ma mi sforzerò a non spoilerare almeno per ora. Ci sono diverse bombe atomiche, ma la bomba assoluta della puntata è la puntata stessa. L'entusiasmo, io sono sempre molto entusiasta, la prima sensazione provata, e l'ho vista stamattina e tuttora sono ancora convinto di quello che ho detto, è che questa puntata è la miglior cosa animata che Star Wars abbia partorito dall'inizio di The Clone Wars, per cui è la puntata più figa in assoluto. Non che succeda qualcosa, non che sia un po' come l'effetto wow della puntata finale della seconda stagione di Mando, ma proprio come confezionata, come raccontata, il ritmo, le atmosfere, le musiche stratosferiche, nonostante siano molto distanti da quello che noi riteniamo Star Wars, la musica di Star Wars, John Williams ci ha un po' come posso dire, ci ha un po' annebbiato la vista per quello che riguarda la colonna sonora. Il Mandaloriano ci ha fatto capire che Star Wars può essere Star Wars senza la musica sinfonica, e The Bad Batch procede con questa strada. In realtà trovo che The Bad Batch segua diverse strade introdotte da The Mandalorian, e questa cosa più passa il tempo più mi fa capire che quella è la strada giusta. Ci sta volendo un po', ma si sta prendendo la sua di strada, mantenendo però quello schema, per cui ben venga. Questa puntata secondo me è strepitosa, emozionante, mi ha toccato nel profondo, mi ha fatto commuovere, mi ha fatto esaltare, ma non per quello che succede, per come viene raccontato, per come viene raccontata per come viene raccontato un momento preciso con un pathos immenso che io adoro alla follia, con un aiuto di una base sonora eccezionale, personaggi assolutamente sul pezzo, dialoghi, il ritmo giusto per come vengono dette le battute, insomma, una bomba atomica, una puntata bellissima, con assolutamente Star Wars, con diverse etichette, diversi punti fermi per quello che riguarda la saga. Non vi sto a dire che cosa e che quando, comunque sia, guardatevela, ma mi ha convinto in maniera assolutamente totale, una bomba atomica, veramente la puntata, il cartone animato di Star Wars più figo che abbia visto dal 2008 a oggi, senza meno, e questa puntata di 28 minuti. Ora tocca spoilerare, perché se devo dirvi i dettagli un po' devo spoilerare, per cui se non l'avete ancora vista e volete tenervi caldi per gli spoiler, per le curiosità più succulente di questa puntata, mollate e magari tornate dopo per vedere se corrisponde alla vostra idea o alla vostra scoperta.
Allora, innanzitutto parte con una battaglia spaziale, a differenza della puntata scorsa, parte che hanno già concluso la missione che dovevano fare, per cui non viviamo la missione che ci gli aveva dato la Trandoshana insopportabile, nel senso bello della cosa, un personaggio che già odio, non la vediamo tutta quella missione, ma siamo già in fuga. La Bad Batch è in fuga perché ha preso questa lucertola sconosciuta, inedita, rubata da questo popolo che si chiama Rokai, anche questo mi sembra che sia un popolo inedito. Omega ha già soprannominato la lucertola Ruby, niente di che, una sorta di, come posso dire, non pangolino, una sorta di armadillo, ma va bene, non è importante. Scappano inseguiti da 3 astronave della popolazione dei Rokai, e tutto questo, io non credo che ci sia stato uno step in avanti, onestamente, a livello di CGI, di grafica, di evoluzione visiva. Ma la mia sensazione è stata questa, tanto che in tutta questa puntata, soprattutto per la fotografia e per il dettaglio che mi sembra maggiore, non capisco, per certi versi ho avuto la percezione di vedere una serie in live action e non a cartone animato. Forse anche per questo mi è piaciuto tantissimo, perché era assurda. La fotografia è stato dichiarato più volte, in questo The Bad Batch si parla già di epoca imperiale, per cui non più l'epoca lussureggiante della Repubblica nonostante le guerre e tutto il resto, ma qui si parla di impero, per cui hanno lavorato molto di più sull'oscurità. In questa puntata si percepisce a pieni occhi, voglio dire a pieni polmoni, ma non è aria, questa atmosfera oscura, questa nube imperiale che rompe le palle ai nostri personaggi. Per cui è molto figo la prima parte, il primo combattimento spaziale, per quanto sia molto veloce, è incredibilmente fluido e realistico, per cui tantissima roba. Si parte così, cerco di andare avanti abbastanza velocemente. Rinchiudono questa lucertola molto simpatica, questo rettile alieno, in una scatola, e nota curiosa, la scatola ha lo stesso design delle la scatola nella serie è una gabbia, in realtà ho già mischiato le due cose, ma questa gabbia ha lo stesso identico design delle scatole di cartone che vi vengono date al Galaxy Edge o allo Shop Disney. Recentemente hanno fatto questa vendita speciale, credo che ci sia ancora ma non sono sicuro, di queste creature esclusive del Galaxy Edge. Vi ricordate, è stato chiuso per il discorso Covid, hanno aperto la vendita ai Disney Shop in tutto il mondo e anche noi abbiamo avuto la fortuna di poterli acquistare, e ogni creatura comprata era accompagnata da questa scatola di cartone. Il design è lo stesso della gabbia che vediamo in The Bad Batch, per cui grande figata. Poi all'interno del bar, del pub, del locale della Trandoshana C vediamo diverse cose molto interessanti, tra cui un arcade molto figo con tutti i neon che ricorda tantissimo i videogiochi anni 80. Nella testata vediamo un casco di un clone trooper fase 1, non si capisce, non ho letto, in realtà ci sono 1000 scritte in Aurabash, ma non mi metto lì a perdere tutto questo tempo per il momento, non ho tutto questo tempo. La cosa divertente è che c'è un video poker di Sabacc, questa cosa mi ha fatto ridere di brutto, perché proprio si vede chiaramente lo schermino altezza videopoker con le carte da Sabacc, per cui questa cosa mi ha mandato completamente giù di testa, strappandomi un grande sorriso. Essendo un bar, abbiamo dei distributori di bevande, e i distributori di bevande sono teste di droidi assassini come i G88 e i G11, cioè la stessa cosa che hanno utilizzato nella cantina nel 1977 nel bar della cantina. Se ci fate caso, non tutti lo sanno, è un po' una roba hardcore, ma se guardate i vari distributori, queste strutture fantascientifiche che sono dietro al bar, io li chiamo distributori di bevande ma non so esattamente cosa siano, sono esattamente lo stesso oggetto, che non è altro che una sorta di valvola, non ricordo bene nel dettaglio, di un motore jet della Rolls Royce. Loro hanno preso pezzi di riuso, hanno preso queste forme molto particolari, le hanno usate sia per le teste di G88 ai tempi, sia per questi distributori, chiamiamoli così, di bevande all'interno del bar della cantina. È molto bello rivedere questa cosa all'interno di una serie animata come quella di Bad Batch. Molto bene, andiamo avanti, scopriamo questo nuovo snack che sembrano effettivamente popcorn glassati, che si chiamano Mantle Mix, anche qui lo scopriamo, è anche abbastanza importante per la storia, per cui vediamo Omega e Wrecker che vanno a comprare insieme questi Mantle Mix. In questa puntata, nella prima parte, vediamo il loro rapporto che si sta stringendo, c'è un certo tipo di affetto. Vedete che Wrecker è un po' un giandone, no? Uno zizzulone, un salamandrone,
tutto carne e muscoli, ma anche un po' così ingenuo se vogliamo, e si lega tantissimo con Omega, sono due bambinoni se vogliamo, per cui questa cosa all'inizio sembra buttata lì, ma alla fine sarà molto importante per il loro rapporto. Spoiler a manella, per cui occhio. A un certo punto, personaggio incappucciato in un angolo trova da dire con un itoriano e un Weequay, non sappiamo chi sia, ci piace immaginare, ma non è proprio chiaro. A un certo punto si scopre che è il Capitano Rex, fighissimo, e in questa puntata il Capitano Rex viene raccontato e descritto in un modo totalmente meraviglioso. Mi è sempre piaciuto il Capitano Rex, dopo questa puntata ne sono follemente innamorato, proprio perché la scrittura di questa puntata non è più la scrittura da classico cartone animato, serie TV per bambini, ma è qualcosa di molto più impegnativo, ed è proprio lui che scaturisce una delle scene più belle, secondo me, dell'intera storia delle serie animate di Star Wars. Ma questa è una cosa molto personale, non è una roba spettacolare, memorabile, eccetera eccetera, come dicevo, ma i tempi, il pathos con cui Rex discute con la Bad Batch sul discorso del chip inibitore, perché Wrecker continua a avere questo mal di testa, per cui tutti i suoi mal di testa che abbiamo vissuti nelle ultime puntate sfociano in questa puntata qui, tanto che lui a un certo punto dice che ha mal di testa. A Rex gli scatta il meccanismo e la paura di questo chip inibitore, e in quel momento si crea un pathos, una tensione pazzesca, con Rex che si alza il mantello e comincia a prendere il blaster tra le mani alla cowboy, perché capisce che loro hanno ancora i chip inibitori, e gli dice che dovete toglierveli subito perché non avete il controllo. Tutto questo momento è diretto in maniera totale, esemplare e incredibile. Mi ha emozionato fuori misura. Non so come descrivervi questa cosa, non so dirvi neanche il perché. Probabilmente molti di voi saranno asettici a questa cosa. Io sono impazzito, avevo dei brividi, giuro, non sto scherzando, non mi interessa, ne ho parlato male quando c'era da parlarne male. Mi sono venuti dei brividi che sono durati per tutta la durata della scena. Questo momento per me è fondamentale, è incredibilmente epico e di tensione. Fighissimo, perché la Bad Batch si fa convincere, hanno molto rispetto di Rex, lo si capisce quando si incontrano e si salutano per la prima volta, per cui dopo un attimo di oh no, che cazzo dici, che cazzo fai, capiscono che la cosa è molto grave, per cui prendono su, fammi vedere, non voglio dimenticarmi di niente, perfetto, prendono su e vanno su Bracca. Alla parola Bracca io ho tirato il culo indietro in senso positivo, mi sono venuti ulteriori brividi. Perché? Perché Bracca è il pianeta rottamaio, dove ci sono tutti i relitti degli Star Destroyer sono sbagliati, dei Venator, delle astronavi della Repubblica, che vengono poi smantellati dalla Gilda dei Rottamatori. Se vi ricordate, Jedi Fallen Order inizia con Cal Kestis, che fa parte di questi lavoratori, che non sappiamo ancora come si chiamano, e inizia esattamente sullo stesso pianeta, su Bracca. Per cui al Bracca ho addrizzato le antenne, attenzione, molto bene. Vanno su Bracca, appena arrivano parcheggiano, cioè il Y-Wing di Rex con le linee blu, che è fighissimo, parcheggiano la loro astronave nascosta e cominciano a incamminarsi verso uno dei Venator, proprio nella sala medica dove Rex poi è stata aiutata da Sokka per togliersi il chip inibitore, per cui non dice mai la parola Sokka, ma fa capire che è stato aiutato da chi? Da Sokka. Stagione 7, Clone Wars. Si incamminano a piedi e Wrecker gli dice: ehi, ma perché dovevamo parcheggiare là lontano e dovevamo fare un sacco di chilometri a piedi attraversando tutti questi relitti? E lui gli mostra questa astronave, questo speeder che vola sopra i relitti, e dice: attenzione, per colpa loro, perché loro sono la Gilda dei Rottamatori, mi sembra che lo chiami in questo modo, e sono molto incazzati, cioè ti sparano, chiamano l'impero, insomma sono incazzati, per cui dobbiamo schivarli. Si incamminano, non vengono più visti. Questi rottamatori, questa gilda, non ci viene mostrata nel dettaglio, ma è lontana. E questa cosa un po' mi ha incuriosito. Ho detto, strano, perché quando si presenta un personaggio, più o meno una carrellata, un'inquadratura, un primo piano del costume o del personaggio o della sagoma di queste creature, esseri umani, chiamateli come volete, ce lo fanno vedere per presentarci. In questo caso no, li vediamo solo da lontano. Per cui anche qui, addrizzamento di antenna. Vanno dentro in questa sala medica, devono cominciare l'operazione Wrecker. Wrecker comincia a stare male, e succede quello che doveva succedere già da un po'. Gli scatta l'ordine 66. Anche qui è stratosferico. Fermi tutti, mi sono dimenticato una cosa iper fondamentale. Nel tragitto, in questi relitti c'è dell'acqua, e quando passano vicino all'acqua comincia a muoversi e dicono: stai lontano dall'acqua. E lì, anche lì di nuovo antennine, Dianoga? Di cosa stiamo parlando? Il mostro in mezzo nei rottami può essere solo il Dianoga.
Più avanti succede che Wrecker inciampa e cade con una corda molto vicino all'acqua. Anche qui tutta questa puntata viene raccontata con una tensione eccezionale, una roba fuori di testa, non me lo spiego. E a un certo punto saltano fuori dei tentacoli, non si capisce se è un po' distratto dai tentacoli, da non capisce la dianoga. Alla fine vediamo questa sorta di creatura che credo sia un Mamacor, cioè la stessa creatura che abbiamo visto nella seconda stagione di Mandalorian, per cui molto simile, molto uguale, con la bocca dentata. I tentacoli non li ricordo onestamente in Mandalorian, però l'aspetto è molto simile, un Ratart, una sorta di qualcosa di quella famiglia lì, con questi dentoni insopportabili. Riescono a salvarsi, succede, Wrecker dopo un po' sbrocca, e qui è molto di tensione. Alla fine riescono, lui cerca Omega, sta per uccidere Omega, no? In un momento di tristezza, perché Omega dice cosa fai, lui perde la testa, alla fine botta, gli spara Rex, lo fa svenire, lo sistemano e via dicendo. Allora, volevo vedere se non è perfetto, ok, ottimo, molto bene. Ci sono anche dei Womprat, credo, che vediamo questi topi stranissimi con le punte. Mi sembra che siano topi raghi in realtà. Devo verificherò fra un pochino. Non ho trovato ancora nulla. Bene, si sistema tutto. Loro due, Wrecker e Omega, dopo fanno la pace. Tutto a posto, molto carino, molto emozionante. Mi ha toccato. Tornano a mangiare, come cazzo si chiamano, i Mantel Mix insieme. Per cui si apre e si chiude questa distanza. Però, insomma, è stato abbastanza paurosa come cosa, no? Raccontata molto bene. Finisce e loro se ne stanno per andare, si dividono, Rex va per i fatti suoi, Hunter rimane lì, si vede il visore di qualcuno che osserva Hunter. Questo qualcuno sono la Gilda dei Rottamatori, inquadratura di due, due della Gilda, con le loro tenute, divise, caschi, sono identici, e chiamano l'impero per dirgli: abbiamo trovato, c'è qualcuno che mi interessa, non ricordo nell'esattezza se sapessero che stavano cercando, comunque insomma chiamano l'impero. L'inquadratura di questi due si rimane su uno di questi due della Gilda e subito qualcosa mi ha un attimo, oddio, c'è qualcosa, perché me lo stanno facendo vedere così tanto? Prima non me l'hanno fatto vedere, adesso mi fanno questa inquadratura, questo primo piano che si avvicina, perché cosa c'è? Intanto vedo qualcosa che nel chattare con qualche amico che l'ha già vista, mi sono accorto che quella è la tenuta, è il poncio che usa Cal Kestis all'inizio di Jedi Fallen Order. Il poncio marrone con le strisce arancione, avete presente? Quello è la sua tenuta da Gilda dei Rottamatori. Lo scopriamo adesso dove lavorava. Per cui c'è grandissima possibilità, perché può essere anche una citazione molto sottile per unire un po' tutto l'universo, però l'idea che nella prossima puntata possa saltare fuori Cal Kestis o che lui stesso sia Cal Kestis non è decisamente da buttare via. Se non ho capito male, qui siamo a 5 anni prima degli avvenimenti di Jedi Fallen Order. Lui è un Jedi in fuga, per cui sotto mentite spoglie, per cui potrebbe già essere lì che lavora, potrebbe essere lui che ha chiamato l'impero per i cloni, per questi cloni fuggiaschi, e poi non lo so, poi vediamo cosa può succedere. Comunque insomma, questo è veramente quello, anche il guanto è lo stesso di Cal Kestis, per cui scoppia la testa. Se pensavo che 2 settimane fa stavo per smettere di guardarla, a questo punto sono completamente infoiato, tanto che la settimana scorsa ho fatto una puntata veloce, oggi sono arrivato a 18 minuti. Puttana, ci vediamo venerdì prossimo, sarà un puntatone della Madonna, tenete botta, perché temo, tra virgolette spero, che il finale sia da giù di testa, e se continua così comincio a crederci seriamente. Bella voi, scusate se è durato troppo.